continuiamo a parlare di imprese. Invito sul palco Michele Gubitosa. Ciao a tutti, ciao a tutte. Sono veramente emozionato ad essere qui davanti a voi. Questa sera voglio parlarvi di imprese. Chi mi conosce sa quanto io tenga alle imprese italiane. Ebbene, il Movimento 5 Stelle, insieme al Presidente Conte, sembrano 20 anni fa, ma soltanto 2 anni fa, hanno gestito una crisi economica la più grande della storia della Repubblica Italiana da dopo il dopoguerra ad oggi. E lo abbiamo fatto in quanto noi abbiamo una sensibilità e una conoscenza delle esigenze delle imprese, dei cittadini e degli imprenditori. Lo abbiamo fatto dando soldi sui conti correnti direttamente alle imprese, sul calo di fatturato, aprendo anche in questo caso per la prima volta nella storia della Repubblica la cassa integrazione a tutte le aziende, anche quelle con un solo dipendente, e abbiamo messo lo Stato tra le banche e le imprese a fare da garante per i mutui e far avere liquidità agli imprenditori che non riuscivano ad avere mutui, perché lo sappiamo le banche come sono fatte. Ecco, questi interventi che ha fatto il Movimento 5 Stelle erano quelli che volevamo a marzo, ad aprile, a maggio, quando il governo dei migliori tornava dall'Europa e diceva la soluzione è o il condizionatore o la pace, oppure spegnere per 4 ore al giorno la luce. Ecco, noi riteniamo questi interventi insufficienti, perché le bollette a fine mese per pagarle servono soldi veri, e di questa guerra, così come durante in pandemia, non hanno colpa le imprese italiane e i cittadini italiani. Abbiamo proposto soluzioni che non sono state ascoltate, soluzioni che bastava copiarle a quelle che abbiamo fatto col Presidente Conte. Bollette gennaio-giugno, media su quest'anno e bonifici sui conti correnti di cittadini e imprese per pagare le bollette, perché così si pagano le bollette, non con soluzioni che arriveranno tra 20 anni. Ebbene, noi è vero, non ci siamo astenuti dalla fiducia a Draghi, il super curriculum, il migliore dei migliori, ma la realtà è che voi ci avete votato a parlamentari della Repubblica Italiana. Noi non siamo una giuria che doveva giudicare il miglior curriculum del mondo, noi dovevamo giudicare l'operato di un Presidente del Consiglio, e per noi era insufficiente, perché Conte, quando è andato in Europa, è tornato con 200 miliardi, non con una luce spenta 4 ore al giorno. Ecco, voglio chiudere dicendovi la visione che noi abbiamo per le nostre aziende. Le aziende italiane passano per i nostri giovani. Vogliamo uno Stato che faccia sognare i nostri giovani di poter creare grandi aziende, e per fare questo lo Stato si deve far carico dei costi delle imprese e dei giovani italiani. Perché se hai un'idea giusta e sei un giovane, lo Stato ti deve sostenere come fanno negli altri paesi del mondo. Non devi avere i costi a fine mese da solo da pagare, lo Stato non deve lasciare i giovani da solo. In altri paesi del mondo a 25 anni si creano aziende con fatturati milionari, perché gli Stati sono vicini ai giovani. Queste cose, con Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio, possiamo realizzarle dalla parte giusta, sempre dalla parte giusta. Grazie mille. Grazie. Grazie Michele. Questo è ciò in cui crediamo. Questo è ciò che siamo.